si è credibili non solo perché si ha il potere, si è credibile se si mette in campo progetti seri con persone coerenti. Iannone è uno di questi e credo che la credibilità discenda innanzitutto da questo. Credo che la città di Salerno sinora ha scelto De Luca perché oggettivamente, parliamoci chiaro, insomma, le forze del centrodestra salernitane, gli esponenti del centrodestra salernitano sono persone che spesso hanno cambiato partiti, spesso hanno cambiato coalizione, gente che si trova a fare i dirigenti apicali di partiti di centrodestra in passato hanno pubblicamente dichiarato di votare De Luca, insomma è chiaro che il centrodestra della città di Salerno, per come lo abbiamo conosciuto oggi anche in Consiglio Comunale, purtroppo nella migliore delle ipotesi si asteneva sulle proposte di De Luca e mi rendo conto che in questo panorama un po' miserabile della politica, i cittadini salernitani poi abbiano finito col scegliere De Luca come male minore. Penso che di questo non si possa parlare quando c'è una persona come Antonio Iannone, la sua posizione corretta, istituzionale alla provincia, ma fortemente avversaria di un modello amministrativo che a Salerno ha prodotto solo debiti, solo difficoltà, solo crisi, depauperamento, gente che immigra dalla città di Salerno continua a perdere giovani che vanno fuori senza un progetto che preveda uno sviluppo reale nel mondo del lavoro. Io credo che Iannone ha le carte in regola e Fratelli d'Italia le ha alla stessa maniera rispetto ad Vincere altre. questa competizione elettorale significa avere i numeri, con una frammentazione così forte del centrodestra ci sono le condizioni. Ma i numeri si contano quando si aprono le urne, vediamo poi cosa sceglieranno i cittadini salernitani. Nessuno vuole fare l'illuso, sappiamo bene che c'è un sistema di potere radicato in città, sappiamo bene che purtroppo molti candidati sindaci del centrodestra messi in campo colpevolmente, anche da me, hanno fatto veramente cose vergognose, hanno fatto il salto dalla quaglia, politicamente insomma, si sono inchinati a De Luca e quindi c'è un po' di smarrimento da parte degli elettori della città che guardano sempre al centrodestra con grande attenzione, almeno nei voti politici ci sta sicuramente un grande spostamento da quel punto di vista. Ma io credo che bisogna innanzitutto avere il coraggio di puntare a portare un progetto di correttezza, di coerenza anche al di là dei risultati. I risultati poi li attribuiscono gli elettori quando il progetto è serio e noi pensiamo di aver messo in campo un progetto serio in queste elezioni comunali. Però ancora una volta viene dettata da troppi personalismi del centrodestra. Questo era il momento di dar prova, insomma, di mettersi insieme per portare avanti una battaglia per la città, come poi tutti i candidati a sindaco del centrodestra affermano. Sì, ma guardi, ci sono molti candidati che veramente insomma, hanno fatto una girandola, hanno cambiato un sacco di partiti, tutte le correnti agli interni dei partiti, spesso hanno avuto atteggiamenti anche ambigui nei confronti di De Luca. Io penso che è questo il personalismo che sicuramente poi crea problemi e scarsa credibilità. Io penso che di questo dovranno tenere conto soprattutto gli elettori. Noi, ripeto, andiamo avanti per la nostra strada, nulla da dire a proposito, ci tengo a ribadirlo, sul candidato indicato tardivamente da Forza Italia. Matruda è un bravo ragazzo, una persona per bene, non ha però assolutamente un'esperienza amministrativa paragonabile con quella che ha messo in campo Iannone in questi anni. Oggi l'ufficializzazione di una candidatura che era, come dire, già da tempo sul tavolo, oggi sotto il simbolo dei Fratelli d'Italia, di una lista collegata, e però con l'ambizione di avere ancora un dialogo con le altre forze del centrodestra. Guardi, io in questi mesi ho dato la disponibilità al mio partito, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Questa mattina presentiamo insieme a Terra Nostra Italiani con Giorgia Meloni la candidatura a sindaco. Non abbiamo perso tempo, ci siamo impegnati a lavorare ad un programma e questa mattina già presentiamo i 10 punti fondamentali. Io già sono partito per incontri con i cittadini nei diversi rioni. Credo che il confronto, e il mio sarà verso tutti, debba essere imperniato su quelle che sono le idee e le proposte per la città, una città che, tolta la patina della propaganda di un ventennio, vive problemi
gravissimi, i cittadini ce li denunciano ogni giorno, dall'igiene urbana fino alla mancata valorizzazione per esempio della risorsa mare, che secondo me rappresenta l'occasione mancata di questa città. Abbiamo le tasse più alte d'Italia ed è una priorità ridurla, bisogna mettere in campo azioni e proposte finalizzate a valorizzare la vocazione identitaria di Salerno, la Salerno del commercio, politiche sociali fatte per i giovani che a Salerno sono completamente sparite. Io propongo immediatamente l'istituzione di un assessorato alle politiche giovanili e allo sport, che vive un problema di spazi, di edilizia sportiva importantissimo. Sono stati spesi 9 milioni di euro per avere le fondamenta del palazzetto dello sport nell'acqua, quando con le stesse risorse si potevano realizzare 3 palazzetti dello sport prefabbricati che avrebbero risolto il fabbisogno sportivo di Salerno. E naturalmente anche l'interpretazione di un ruolo politico, perché il sindaco non può essere soltanto un vertice amministrativo, deve tutelare e garantire quelle che sono le risorse di una città. Quindi una grande battaglia per mantenere l'autorità portuale di Salerno, che è la cosa che funziona meglio, una grande battaglia per difendere l'ospedale di Salerno, perché il Ruggi d'Aragona vive problematiche enormi, una grande battaglia per dotarsi dell'infrastruttura aeroportuale. Quando noi eravamo alla provincia abbiamo fatto un lavoro enorme, il PD criticava, millantava capacità divinatorie, ebbene i destini di quella struttura sono rimasti esattamente dove li abbiamo lasciati noi. Per fare turismo non si può non sviluppare la cultura dell'accoglienza, non ci si può affidare soltanto ad eventi come Lucida Artista, che secondo me va mantenuto anche se va qualificato, spalmato sull'intera città. I salernitani in quei giorni non possono rimanere liberi prigionieri della stessa gabbia, come direbbe Laura Pausini, e regolamentare i flussi pensando a fare più qualità, meno quantità e soprattutto rendere gli eventi attrattivi e renderli veramente costitutivi di una vocazione turistica della città di Salerno. Oggi perché il centrodestra, o nello specifico la candidatura di Antonio Iannone, dovrebbe essere più credibile agli occhi dei salernitani rispetto al passato, quando, come dire, un centrodestra vincente non si è mai riuscito ad imporre a livello amministrativo in città? Ma io non commento, anzi faccio l'in bocca al lupo a tutti gli altri candidati, spero che ci sarà la serenità per portare avanti un confronto sui programmi. Innanzitutto io non parlerò mai a discapito degli altri per elevare la mia proposta politica e per elevare la mia candidatura, però credo che la garanzia che noi possiamo offrire come Fratelli d'Italia è quella di una squadra che vuole rinnovare la politica a livello salernitano. Naturalmente ci metto anche l'esperienza di amministratore locale che ho portato avanti alla provincia, l'impegno per la trasparenza, che è un'altra chimera a Salerno. Noi presentiamo anche un resoconto di quello che abbiamo fatto per la città di Salerno, che è stato veramente tanto, soprattutto nell'ambito culturale. Dicevo prima, in pochissimi sanno che oggi proprio si conclude la mostra internazionale di bronzi ellenistici, dove c'è la testa di Apollo, che è il reperto fondamentale del nostro museo archeologico, che peraltro abbiamo inaugurato noi e che rappresenta un orgoglio per tutta la città. Io credo che dobbiamo agganciare lo sviluppo turistico soprattutto alla nostra storia, quella dei Longobardi, quella dei Normanni, quella dei Bizantini, per fare in modo che diventi un elemento costitutivo dello sviluppo cittadino. Tutti voi candidati del centrodestra parlate di una svolta per la città di Salerno, di staccarla dal governo di sinistra, però questa volta forse il vero riscatto eravate voi, quella con l'idea, insomma, di mettervi insieme, perché è una questione di numeri, lo sappiamo bene. Io non rispondo a domande che riguardano le geometrie, le alleanze, c'è il partito che fa questo, io parlo con i cittadini, sono pronto a convergere e spero che ci sia lo stesso atteggiamento da parte degli altri su ogni proposta che sia nell'interesse della città. Una cosa la voglio dire, il centrodestra è veramente l'alternativa in città, lo abbiamo visto anche con quello che sta avvenendo all'interno dei 5 Stelle, se questi sono i presupposti
penso che non si possa amministrare neanche un condominio, e credo che la squadra e la candidatura a sindaco sono ampiamente rappresentative di un centrodestra. Qui non ci sono soltanto persone che sono espressione della destra storica, tradizionale, ci sono anche tante persone che vengono da Forza Italia, dal mondo cattolico, e che con noi vogliono scrivere questa nuova storia.